Ed eccoci al Four Seasons di Milano per il Legal Community Real Estate Awards 2021, l'evento che si pone come intento quello di celebrare le eccellenze in termini di studi legali, ma in termini soprattutto di avvocati attivi nel settore real estate. È un momento particolare per il settore immobiliare con l'uscita dal Covid, è un settore che non si era comunque mai fermato, ma che adesso sta vivendo delle vicende peculiari e una forte ripresa. Chi meglio degli avvocati può raccontarci quello che sta succedendo nel settore? Andiamo a fare quattro chiacchiere con loro. Cosa ci riserverà il mercato immobiliare nei prossimi mesi? Diciamo che il trend della logistica continuerà sicuramente per i prossimi 12-18 mesi. Andiamo a vedere se sul settore retail comincerà a rivedersi qualcosa, un mercato che è completamente fermo. Direi che il trend più significativo è quello degli sviluppi. Direi che anche a livello di investitori istituzionali stranieri l'Italia sta diventando un paese interessante per attività di sviluppo in senso lato, questo non solo a Milano, devo dire che anche Roma sta incominciando a dare qualche segnale di ripresa. Il mercato è certamente un mercato in questo momento abbastanza frizzante. Diciamo che tutto quello che è residenziale o residenziale alternativo desta interesse. C'è una componente molto orientata sull'healthcare. Questo ci fa pensare che l'anno a venire dovrebbe essere, diciamo così, di soddisfazione. Non parlo della logistica, perché la logistica performa come null'altro più, però direi abbastanza bene. Un'attenzione particolare la lascerai sul retail, che mi pare che per alcuni versi sta migliorando le performance degli anni scorsi. Cioè, gli anni scorsi era molto in declino, mi pare che adesso inizi a esserci dell'interesse soprattutto dagli investitori stranieri, magari più opportunistici. Siamo partiti bene quest'anno, devo dire c'è una grande ripresa, un grandissimo fermento. Sperabilmente aiuterà ad allargare un po' di più anche, diciamo, la cerchia della città e potenzialmente ad aiutare anche il vicinato, quindi altre città come Milano. Speriamo che presto ce ne possano essere altre che diventino di interesse per investitori nazionali e internazionali. In questo momento devo dire che è in una fase molto 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 attiva, soprattutto nell'ambito della logistica. Stiamo lavorando a tante operazioni in quel settore. Il ruolo dell'avvocato, visto che le operazioni, soprattutto quelle sulle quali siamo coinvolti noi, sono molto articolate e coinvolgono competenze diverse, è quello di gestire, orchestrare un team di esperti che sia in grado di lavorare bene insieme, di fornire eccellente consulenza ai clienti in modo molto coordinato, rispettando le proprie competenze e le competenze altrui. Qual è il ruolo che la finanza gioca in questa fase post-Covid per il mercato immobiliare? È molto importante, gli investitori ritengono che sia un elemento fondamentale per chiudere le operazioni. Abbiamo purtroppo poche banche presenti in Italia e quindi molte difficoltà a chiudere le operazioni di finanziamento, cioè più che in passato. Ma comunque quando il progetto è buono le banche ci sono e quindi in ogni caso con fatica si riesce a chiudere i deal. In questo periodo post-Covid qual è il ruolo del consulente, in particolare del consulente fiscale nel settore immobiliare? Ma allora, mi verrebbe da dire che il ruolo è fondamentalmente lo stesso di prima, forse con la differenza di cercare di assecondare il cliente nel cogliere i trend che sono più o meno quelli che il mercato aveva registrato ante-Covid, ma con alcune fasi di accelerazione e magari il focus su asset class particolari. E quindi, diciamo, cercare di studiare quello che magari prima si aveva più tempo per studiare, oggi in tempi ancora più rapidi.